Eravamo rimasti. Il sublime Longino, che in un periodo un po' più tardo e alla corte di una regina persiana, preserva lo spirito dell'antica Atene, osserva e lamenta questa degenerazione dei suoi contemporanei, che degradava i loro sentimenti, fiaccava il loro coraggio e abbiliva il loro talento, allo stesso modo, dice, in cui alcuni bambini, a cui da piccole le arti sono stati fasciati troppo strettamente, rimangono pigmei. Così le nostre tenere menti, impastoiate dai pregiudizi e dalle consuetudini di una giusta schiavitù, sono incapaci di espandersi o di raggiungere quell'armoniosa grandezza che tanto ammiriamo negli antichi, i quali, vivendo sotto un governo democratico, scrivevano con la stessa libertà con la quale agivano. E qui possiamo dire di Longino: il suo esempio rafforza tutte le sue teorie. Invece di proporre i propri sentimenti con virile baldanza, egli li insinua con la più guardinga cautela, li mette sulla bocca di un amico e, per quanto possiamo capire da un testo corrotto, fa mostra di rifiutarli lui stesso. Proseguendo nella metafora, questa piccola statura scendeva quotidianamente sempre più al di sotto del livello di un tempo, sicché il mondo romano era popolato da una razza di pigmei, quando i feroci giganti del nord irruppero e risanguarono quella gracile stirpe, reintrodussero un virile spirito di libertà, e dopo 10 secoli la libertà felicemente generò il gusto e la scienza. Capitolo 3: Costituzione dell'Impero Romano nel secolo degli Antonini. L'ovvia definizione di monarchia sembra essere quella di uno stato in cui a una singola persona, quale sia il nome con il quale viene designata, sono affidati l'esecuzione delle leggi, l'amministrazione delle entrate e il comando dell'esercito, ma a meno che la libertà pubblica non sia portata da custodi vigili intrepidi, l'autorità di un magistrato di così alto grado non tarderà molto a degenerare in dispotismo. L'influenza del clero in un'età di superstizione potrebbe forse essere impiegata utilmente per affermare i diritti del genere umano, ma così intima è la connessione fra il trono e l'altare che, ben di rado, la bandiera della Chiesa è stata vista sventolare dalla parte del popolo. Una nobiltà guerriera e un popolo risoluto, in possesso di armi, sereno difensore della proprietà e raccolti in assemblee costituzionali, formano l'unico equilibrio capace di preservare una costituzione libera contro eventuali iniziative di un principe ambizioso. Ogni barriera della costituzione romana era stata battuta dall'immensa ambizione del dittatore, ogni steccato era stato divelto dalla mano spietata del triumvirato. Dopo la vittoria di Azio, il destino dell'impero romano dipese dal volere di Ottaviano, al quale l'adozione dello zio diede il nome di Cesare e l'adulazione del senato quello di Augusto. Il conquistatore era la testa di 24 legioni di veterani, consci della propria forza e della debolezza della Costituzione, abituati in 20 anni di guerra civile a ogni possesso atto cruento. Usate a ogni possibile atto cruento e violento, e appassionatamente devoti alla casa di Cesare, dalla quale soltanto avevano ricevuto e si aspettavano le più generose ricompense. Le province, per lungo tempo oppresse dai ministri,
della Repubblica agognavano il governo di un'unica persona, che dominasse quei tirannelli, non che ne fosse complice. Il popolo di Roma, che assisteva con segreto piacere all'umiliazione dell'aristocrazia, chiedeva soltanto pane e spettacoli pubblici, e la generosa mano di Augusta gli dava una cosa e l'altra. Gli italiani ricchi e raffinati, che avevano abbracciato quasi universalmente la filosofia di Epicuro, si godevano gli attuali benefici del benessere e della tranquillità, e non tolleravano che quel piacevole sogno fosse interrotto dal ricordo della loro antica e tumultuosa libertà. Insieme con il potere, il Senato aveva perso anche la propria dignità. Molte delle più nobili famiglie erano scomparse, e i repubblicani, dotati di carattere e di abilità, erano morti sul campo di battaglia o in esilio. La parte dell'Assemblea era stata lasciata aperta di proposito ad una moltitudine eterogenea di oltre 1.000 persone che gettavano il discredito sul loro rango invece di trarne onore. La riforma del Senato fu uno dei primi passi in cui Augusto allontanò da sé il tiranno e si rivelò padre della patria. Eletto censore, esaminò di concerto con il fedele Agrippa la lista dei senatori, espulse alcuni membri i cui vizi e la cui ostinazione esigevano un pubblico esempio. Le persuase circa 200 a evitare la vergogna dell'espulsione con le dimissioni immediate, aumentava una somma pari a circa 10.000 sterline, la requisita necessaria per diventare senatore, creò un numero sufficiente di famiglie patrizie e accettò per se stesso il titolo onorifico di principe del Senato, che sempre era stato conferito dai censori al cittadino più insigne per fame e servizi resi. Ma mentre in tal modo ripristinava la dignità del Senato, ne distruggeva l'indipendenza. I principi di una libera Costituzione si perdono irrimediabilmente quando il potere legislativo è nominato dall'esecutivo. I principi, forse, di una libera Costituzione si perdono irrimediabilmente quando il potere legislativo è nominato dall'esecutivo. Scusate. Davanti a un'assemblea così formata e disposta, Augusto pronunciò una studiata orazione che metteva in evidenza il suo patriottismo e mascherava la sua ambizione. Egli si tolse dalla sua condotta passata, ma la scusa, la pietà filiale, aveva richiesto che la sua mano vendicasse l'uccisione del padre. L'umanità della propria natura aveva ceduto qualche volta alle dure leggi della necessità e a un legame forzato con due indegni colleghi, finché Antonio era in vita. La Repubblica le aveva impedito di abbandonarla a un romano degenerato e a una regina barbara, ora però era libero di compiere il proprio dovere e di soddisfare la propria inclinazione, e le ridiede solennemente al Senato e al popolo tutti i loro antichi diritti, e desidera soltanto mescolarsi con la folla dei suoi concittadini per condividere i benefici che aveva ottenuto per il proprio paese. Ci vorrebbe la pena di Tacito, se Tacito fosse stato presente, per descrivere le varie emozioni del Senato, quelle represse e quelle ostentate. Era pericoloso fidarsi della sincerità di Augusto, e ancora più pericoloso dare l'impressione di non fidarsi. Gli rispettivi vantaggi della monarchia e di una repubblica hanno diviso spesso gli studiosi. La grandezza dello Stato romano, la corruzione dei costumi e la licenza dei soldati diedero nuovi argomenti ai fautori della monarchia, e quelle massime generali di governo vennero distorte dalle speranze e dai timori di ogni singolo individuo. Tra tanta confusione di sentimenti, la risposta del Senato fu unanime e risoluta. I senatori rifiutarono di accettare le dimissioni di Augusto e lo scongiurarono di non abbandonare la Repubblica che gli aveva salvato dopo una decorosa resistenza. Lo scaltro tiranno si sottomise agli ordini del Senato e consentì ad accettare il governo delle province e il comando degli eserciti romani con i nomi famosi di proconsul e imperatore.
ma li avrebbe accettati solo per 10 anni. Prima della scadenza di quel periodo, Augusto sperava che le ferite aperte dalle discordie civili si sarebbero rimarginate completamente e che la Repubblica, tornata al suo originario benessere e vigore, non avrebbe più avuto bisogno della pericolosa interposizione di un magistrato straordinario. Il ricordo di quella commedia, ripetuta parecchie volte nel corso della vita di Augusto, è rimasto vivo fino agli ultimi tempi dell'impero grazie al fasto con cui i monarchi perpetui di Roma celebravano sempre solennemente il 10º anno del loro regno. Andate sul nostro sito, sul nostro canale, scusate, di YouTube, Andrea Ruggero. Scaricatevi tutti i video che abbiamo in questi anni caricato. Il nostro sogno pa pazzesco sarebbe quello di mettere tutto sul nostro canale, tutto quello che c'è in giro. Libri, film, dischi, fumetti, riviste, giornali. Alla prossima!